Buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori. Io innanzitutto voglio dire che non sono informato diversamente da chi mi ha preceduto e anche dai successivi interventi del lavoro, insomma sono l'unico che non è abituato, a scrivere o interpretare codici. Io in realtà sono, perlomeno ero fino a qualche anno fa, un utilizzatore evoluto dell'informatica. Diciamo, negli ultimi 2-3 anni anche questa evoluzione ha lasciato un po' di desiderare, perché mi sono preso da altre attività. Però ecco, diciamo che come Camera di Commercio abbiamo iniziato a fare delle attività nel 2009-2010, anche supportato da quello che è il nostro sistema delle Camere di Commercio. Abbiamo iniziato insomma a reinterpretare un po' i processi utilizzando il più possibile quello che era l'informatica e la tecnologia dell'informazione nelle Camere di Commercio. Come dicevo, siamo avvantaggiati da ormai 30 anni. Le Camere di Commercio sono collegate in rete l'una con l'altra, quindi diciamo tutte le Camere di Commercio provinciali, per cui insomma avevamo un vantaggio di sistema abbastanza consistente. Tra l'altro anche la norma in qualche modo ci dà continui stimoli, se così vogliamo chiamare, per poter fare un qualcosa di più nell'ambito dell'informatica. Diciamo che nell'ambito di questa reingegnerizzazione, che dal 2009-2010 ho seguito direttamente, volevamo in qualche modo andare a spingere su quelle che erano comunque le nostre priorità strategiche, e da sempre sono quelle della semplificazione, in particolare la semplificazione nei confronti delle imprese, che è ovviamente un elemento molto richiesto quotidianamente da tutti gli imprenditori. L'innovazione, perché è un altro elemento contenuto di cui necessitiamo sia a livello provinciale ma anche a livello nazionale. Il miglioramento della promozione dei servizi da dare alle imprese e ai cittadini che vengono in contatto con noi, e comunque in generale cercare di razionalizzare quanto più possibile ed efficientare quello che erano tutti i procedimenti amministrativi interni ed esterni alla Camera di Commercio. I processi di attività che, come dicevo, 2009-2010 ci hanno interessato più da vicino, e che hanno dato la possibilità di fare uno sviluppo importante utilizzando proprio l'informatica e la tecnologia dell'informazione. Io ho messo a titolo semplificativo, perché secondo me sono quelli più importanti, 4 punti: comunicazione unica e SUAP, poi vi spiegherò nel dettaglio che cosa sono, l'attivazione delle scrivanie elettroniche e la digitalizzazione dei flussi documentali all'interno della Camera di Commercio, l'informatizzazione di tutti i provvedimenti amministrativi della Camera di Commercio, l'utilizzazione della PET, la posta elettronica certificata, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini. Andando un po' nel dettaglio, la comunicazione unica in realtà non è stata una nostra invenzione, è stata una nuova norma che il legislatore, utilizzando delle reti già esistenti, in particolare quella delle Camere di Commercio, quella delle agenzie delle entrate, ha in qualche modo obbligato le imprese a trasferire tutto ciò che erano pratiche di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese nei confronti di registro imprese, quindi Camera di Commercio, IMS, INAIL e Agenzie delle Entrate, attraverso un unico flusso, quindi con un'unica pratica, in maniera totalmente telematica, quindi digitalizzata e dematerializzata, quindi senza più alcun foglio di carta. Banalmente, oggi voglio aprire un'impresa individuale, oggi parliamo da 2010, magari sono cose che non tutti conoscono, si parla sempre di burocrazie, di problematiche eccetera, ma poi in realtà laddove c'è qualche innovazione positiva, magari non sempre è ben pubblicizzata e ben conosciuta. Comunque dicevo, aprire un'impresa individuale, partiamo da un esempio semplice, un'impresa individuale, e quindi contestualmente andare a iscrivere questa impresa al registro delle imprese della Camera di Commercio, quindi con aprire una partita IVA, fare l'iscrizione all'INPS, all'INEM, e quindi avviare da subito un'attività con una ricevuta contestuale che mi dà la possibilità proprio di avviare nel momento stesso l'attività, ci vuole in realtà un computer, un dispositivo di firma digitale e un conto prepagato per una piattaforma telematica che si chiama Telemaco, appunto, che è quello delle Camere di Commercio.
Quindi compilando una semplice pratica, poi chiaramente bisogna sapere come compilare questa pratica, che pur essendo semplice comunque prevede la compilazione di alcuni campi che sono il codice di attività, il nome dell'impresa, l'indirizzo, insomma tutta una serie di dati anagrafici. Però insomma con un semplice link in realtà è possibile da subito avviare l'impresa. E andiamo a vedere quello che è poi nel dettaglio, come si esplica nel dettaglio questa attività. Come vedete in alto a destra c'è l'utente con IoRV, abbiamo disegnato una carta, ma in realtà oggi abbiamo anche altri strumenti più evoluti, tipo una pendrive normale. Attraverso quella carta io posso compilare una pratica, quella carta praticamente non firma, non è nient'altro, contiene nient'altro che un certificato di firma digitale, io posso andare a compilare queste istanze. Compilato queste istanze, quindi tramite la piattaforma internet, questo andrà direttamente al registro delle imprese, attraverso il portale registroimprese.it, andrà all'interno del registro imprese. Il registro imprese provvederà a smistare laddove ci siano dei campi che interessano altri enti, quindi gli altri enti, agenzie di entrata, INPS e INAIL, provvederà immediatamente a smistare questi altri enti che restituiranno al registro imprese numero quadricola, tutto quello che serve da parte o codice fiscale eccetera per quanto riguarda l'agenzia delle entrate, il numero parte per quanto riguarda l'INPS, il codice INAIL eccetera eccetera, lo restituiranno, il registro imprese in tempo reale restituirà via PEC, perché la PEC, quindi la vostra indirizzo, la vostra elettronica certificata, diventa obbligatoria per fare questa pratica. E in quell'indirizzo di PEC praticamente ci sarà la ricevuta per l'immediato avvio dell'attività. Quindi in realtà io ho fatto questa operazione, nel momento in cui ho compilato correttamente questa pratica, dopo 5 minuti io nel mio indirizzo PEC avrò questa ricevuta che mi dà la possibilità di avviare e di gestire direttamente un'attività. Quindi insomma questa è un'attività in realtà abbastanza semplice, poi qui dietro ci sono anche delle problematiche per la semplificazione della modulistica ministeriale prevista, che non sempre è così immediato, quindi a volte o spesso abbiamo bisogno anche comunque di un consulente commerciale che mi dice come compilare determinati campi, e questi purtroppo sono problemi ancora non risolti, che non riguardano la trasmissione e la comunicazione, ma riguardano proprio la normativa stretta, perché spesso il legislatore in realtà non è nelle condizioni di andare a seguire quelle che sono poi le attività. Per farvi un esempio, la legge della comunicazione unica era del 2007, siamo riusciti a farla entrare in vigore con l'impegno forte di un cambio del sistema camerale, che insomma ha cercato di far fare delle circolari che potessero aggiustare un po' la norma nel 2010, quindi in realtà insomma ci sono stati tutta una serie di problematiche che non erano state previste dal legislatore, perché il legislatore in realtà non sapeva come funzionava tutta questa rete. Quindi qui abbiamo rappresentato praticamente quello che è il flusso. Allora, questo flusso tra l'altro ci aiuta perché, come potete immaginare, quando arrivano le pratiche, una pratica per l'avvio di una nuova impresa, la modifica, la cancellazione di un'impresa, non sempre queste pratiche sono corrette. Se una pratica non è corretta, la procedura diciamo standard prevedeva che io prendessi un bel file, scrivessi insomma una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, perché deve essere notificata, andassi all'imprenditore che aveva sbagliato questa pratica dicendogli guarda che entro 10 giorni, entro 20 giorni, insomma poi c'era un discorso di tempi collegato alla legislazione, mi devi correggere questa pratica. Quindi raccomandato ricevuta di ritorno e di nuovo risposta. E questa, considerate che l'80% delle pratiche in genere è sbagliato perché manca banalmente un dato anagrafico o perché ci sono degli errori di carattere formale o sostanziale. Ad oggi, siccome chi manda una pratica informatica deve avere la PEC o comunque le riassegna automaticamente il sistema, praticamente noi anche l'istruttore successivo facciamo direttamente il posto elettronico certificato, e dopo vi do anche un'idea di quello che ha comportato il risparmio sostanziale per la Camera di Commercio. Altra attività che abbiamo avviato, questa in realtà è solo parzialmente collegata ad una norma, ma in realtà è stata collegata al fatto che volevamo
andare un po' a migliorare quella che era la comunicazione interna agli uffici. Come sapete, comunque ve lo dico, ogni comunicazione che entra o esce dalla Camera di Commercio, comunque da qualsiasi ente pubblico, deve essere protocollata. Quindi questo protocollo significa andare a mettere una segnatura su questo foglio di carta che gli dà un numero successivo modificabile, con una data, con un soggetto, il soggetto destinatario, committente, l'argomento, quindi l'oggetto di questa pratica. Quindi una sorta, praticamente deve essere fatto una sorta di archivio preciso di tutto quello che entra e esce nella Camera di Commercio, deve essere segnato su quel documento che entra o esce. Quindi banalmente, tradizionalmente, insomma, si scriveva il protocollo numero, si dava magari l'ultimo numero, cioè un protocollo che praticamente assegna sequenzialmente i vari numeri, si deve scrivere l'oggetto, il destinatario, eccetera, eccetera, poi si stampa, si scrive sopra, si stampiglia sul foglio di carta, si mette in busta, si manda via, eccetera. Quando arriva all'ente uguale, si guarda, di lì è questo, là, questo qui lo assegniamo a tizio, quindi si va in ufficio, si porta il foglio di carta, eccetera, eccetera. Allora praticamente tutta questa operazione l'abbiamo resa digitale. Che significa? Allora, innanzitutto abbiamo decentrato presso ogni ufficio la possibilità di protocollare, quindi con un protocollo informatico ogni ufficio che deve mandare una comunicazione può protocollare automaticamente all'interno ovviamente di un software, degli N software che esistono, si può protocollare e oltre a protocollare il documento, noi praticamente abbiamo reso obbligatorio anche la possibilità di allegare questo documento all'interno di questo protocollo. Quindi ogni ufficio fa da solo questa pratica, poi laddove è possibile si spedisce magari in maniera telematica, email, PEC, o abbiamo un fax server, possiamo andare anche per fax. Se laddove non è possibile mandiamo per posta, quindi a quel punto serve l'ufficio protocollo interno che imbusta materialmente e manda le poste. Per quanto riguarda la protocollazione in entrata, la protocollazione in entrata viene fatta da un unico ufficio, che è l'ufficio protocollo, che protocolla e digitalizza tutti questi documenti e li smista sulle scrivine elettroniche che hanno i vari uffici. Quindi in realtà questa carta non viene più smistata, ma viene messa all'interno sempre di questo sistema, di questo protocollo informatico, e viene inoltrata o condivisa con gli altri uffici. Automaticamente si trovano all'interno della loro scrivania elettronica, quindi la visualizzazione è immediata e può essere anche condivisa anche da più uffici, laddove magari c'è un'attività che può essere condivisa da altri, può essere vista contemporaneamente da diversi uffici. Quindi a questo punto che succede? Il destinatario può visualizzare il documento e lo può lavorare, quindi se esclusivamente in forma digitale può guardarlo, se ha bisogno di dargli un seguito può scrivere una risposta, fare un'istruttoria, fare qualsiasi cosa e andare tra l'altro ad ampliare un po' questo fascicolo. Tra le altre cose sarà molto semplice quello di andare a destinarlo ad altre unità di personale, quindi lo immaginiamo in caso di una struttura complessa che si trova questo documento, sa chi è il collega che lo lavora, quindi lo ricondivide attraverso un click con un altro collega e se lo troverà sulla sua scrivania elettronica. Quindi a questo punto può essere lavorato una risposta, un'istruttoria messa all'interno di un procedimento, eccetera, eccetera, senza né stamparlo né fare ulteriori cose, ma solo ampliando questo fascicolo che si sta formando all'interno di questo protocollo. Quindi in realtà praticamente sparisce, oltre a tutto questo viaggio di carta, passaggio di persone di carta, eccetera, eccetera, non abbiamo questi fascicoli che mano a mano si formeranno in maniera digitale, quindi risparmio anche di carta, facilità di utilizzo, di archiviazione, eccetera, eccetera. Vado più rapido, l'altra attività che ci è piaciuta molto, tra l'altro, questa l'abbiamo misurato in maniera molto sostanziale quello che è successo in questi anni. Nel 2010 abbiamo avviato questo sistema di gestione dei flussi documentali collegati alla digitalizzazione di tutti i provvedimenti amministrativi. Per molti studenti che stanno qui, in realtà il provvedimento amministrativo non è nient'altro che quello che si chiama burocrazia, in realtà, quindi quei provvedimenti che vanno a gestire tutte le attività pubbliche. In maniera visiva sono tutti quei fattori polverati che stanno negli armadi di tutti i vari enti pubblici, che sono costituiti da diciamo, un'attività complessa che viene gestita da un ente pubblico e che finisce con, per esempio, il pagamento di una fattura o con la,
l'autorizzazione concessa a fare determinate cose, eccetera, eccetera. Allora, questi provvedimenti amministrativi praticamente ad oggi in Camera di Commercio sono tutti digitalizzati, quindi tutti i provvedimenti dirigenziali, l'emissione del dirigente o del segretario generale. Queste quindi sono gli ordini d'acquisto, atti di liquidazione, tutto ciò che comporta un procedimento amministrativo viene gestito interamente in maniera digitale e archiviata in un fascicolo informatico. Vi faccio un esempio di come gira questo processo. Voi immaginate quindi una piattaforma informatica normale, quindi dove c'è una persona, un collega che si mette e inizia a scrivere una determinazione. La determinazione, insomma, è un atto che prevede la scrittura di una premessa con la valutazione di alcuni concetti, di alcuni elementi. Faccio un esempio, banalmente devo acquistare un computer, diciamo anche a cliente un po' ragionato, devo acquistare un computer, io farò una determinazione che prevede che comunque c'è un computer obsoleto che va sostituito, quindi tutte le valutazioni del dirigente che deve fare, devo fare questa valutazione e quindi devo andare ad acquistare questo computer. Adesso non voglio entrare nella problematica che abbiamo oggi per acquistare un computer come enti pubblici, ma la faccio un po' più semplice. Ho evidenziato la necessità di acquistare questo computer, quindi dico, va sostituito. Allora, per questo computer posso, secondo devo comprarlo un solo, non posso fare una gara che sarebbe troppo dispendiosa, vado ad individuare in maniera con la responsabilità dirigenziale un venditore di computer, che è quello che per esempio mi ha fatto l'ultima fornitura, che ha vinto l'ultima grande gara. Non facciamo caso alla segretaria personale, insomma, vado un po' fuori, non sarò precisissimo dal punto di vista della formalità con il codice dei contratti. Individuo la possibilità di comprare questo computer e quindi ci sarà un collega che scriverà, propone questa determina, metterà degli elementi notabili, questo computer costerà tot, che andrà a valere sul capitolo del patrimonio della Camera di Commercio. Questa determina andrà a capo diretto. Questo è un tipo di utilizzo, può essere spostato in qualsiasi modo anche tutto il leader, proprio a capo diretto di questa persona che ha proposto la determinazione. Attraverso una firma digitale questo capo vedrà, legge questa determinazione, sì, per me va bene, schiaccia un clic e praticamente questo andrà avanti. Potrà andare ad un altro ufficio, che è quello magari della ragioneria, questo è tutto ovviamente trasparente e immediato. Il responsabile della ragioneria guarda se effettivamente quel conto ci sia capienza per fare questa operazione, dà un click, anche questo sempre firmato digitalmente, quindi è tutto tracciato in maniera ufficiale, ha verificato questa regolarità contabile. A questo punto arriva il dirigente guarda questa determina e può, appunto, con la firma digitale firmare digitalmente questo atto che rimane digitale lì. Può dare la possibilità, questo ovviamente è fatto tutto con software, ma che banalmente tutti possono costruire o replicare, che appunto diciamo che è un software open source. C'è la possibilità di dare delle comunicazioni, di prevedere delle comunicazioni, quindi una volta firmata la determina ritornerà con una notifica per email banalmente al proponente della determinazione, si troverà questa determinazione e il pulsante con la possibilità di fare comunicazione. All'interno di questo pulsante praticamente lo schiaccia, si compila intanto che un file di Word che praticamente è collegato anche all'archivio, al nostro protocollo informatico, quindi non solo scriverà ma ha anche la possibilità di stampigliarci sopra il protocollo e quindi anche è assicurato anche il collegamento col protocollo. Quindi farà questa comunicazione per esempio al fornitore del computer dicendo allora guarda ti ordino questo computer, mandamelo. E questo quindi lì praticamente si è chiusa la prima parte, quindi non immaginate che tutto questo fascicolo prima era cartaceo, invece si sta formando digitalmente all'interno di un server che può essere interno o esterno al net. Noi ce l'abbiamo un esterno e un interno per ragioni di sicurezza e quindi praticamente non abbiamo espresso un foglio di carta. Tra l'altro abbiamo avuto la possibilità di questo foglio protocollato di mandarlo per email al fornitore, quindi in realtà è andato tutto trasparenza senza veramente stampare un foglio di carta. Questo fascicolo ovviamente non è chiuso, arriverà la fornitura, arriverà la fattura, il proponente si troverà da parte del protocollo
questo perché è strettamente collegato al discorso che vediamo prima delle scrivanie elettroniche. Il proponente della eliminazione, se troverà questa fattura, la potrà inserire all'interno di questo provvedimento, che è la bandiera dirigente che avrà un atto di liquidazione autocompilato, dove ci sarà in qualche modo la presa d'atto del computer privato da parte del collega, vedrà l'atto di liquidazione, vedrà tutti gli atti collegati che ci stanno dentro, che prima erano solo la fattura, adesso dentro ci saranno la fattura, ci sarà tutto, ci sarà tutta un'altra serie di carte, non proprio, però non sono di carta, non molto utili per noi, ma obbligatori. E quindi praticamente il dirigente potrà firmare quest'atto di liquidazione che arriverà direttamente alla ragioneria, la ragioneria potrà liquidare direttamente quest'atto di liquidazione, mette il numero del mandato tutti gli estremi del mandato su questo fascicolo e automaticamente viene chiuso il fascicolo, quindi praticamente noi ci troviamo, in questo caso un procedimento molto, molto banale, molto breve, noi ci troviamo e 15-20 fogli di carta che praticamente in realtà sono diventati un fascicolo informatico di pochi kbyte, tutti tracciati, firmati digitalmente e con tutte con tutta la legittimità del caso ben contemperate, quindi senza altri problemi. Quindi ovviamente abbiamo avuto un miglioramento importante sia dal punto di vista dell'efficienza, perché ovviamente sono diminuiti i costi, i tempi di esecuzione, ma anche un'efficacia, questo ha reso tutto molto più veloce, ha reso tutto con meno spreco di tempo, di risorse, ma spesso anche il semplice smarrimento di un documento, una determinazione qualche volta mi capitava molto spesso, una determina, siccome tutti questi passaggi che noi facevamo, abbiamo fatto nel software informatico, in realtà venivano fatti da una persona che fisicamente andava all'ufficio, poi dall'ufficio lo prendeva e lo portava da un'altra parte, quindi spesso e volentieri questa determina magari si perdeva in uno dei 5-6 uffici che giravano. Quindi andare a cercarlo di là, il collega Ferris da dove stava sotto, quindi insomma spesso e volentieri capitava che per trovare la determinazione ci mettevamo un mese. Adesso in realtà qualsiasi postazione interessata a questo flusso ci mette 30 secondi, 40 secondi ad andare ad individuare, a trovare un provvedimento e tutti i documenti collegati a quel provvedimento, quindi è una cosa veramente, veramente veloce. C'è anche la possibilità che questo documento, come dicevo prima, sia fruibile da parte di non di una persona per volta, come avviene prima, ma da parte di due persone contemporaneamente. Due colleghi che stanno parlando per telefono, ricordandosi di un provvedimento che hanno fatto 6 mesi prima, che interessava entrambi, perché magari uno era la promozione, uno era la giornalina, tutti e due insieme, intanto si aprono la determina, guarda, ah, sì, è vero, c'era questo due, c'era questo, era a posto, ok, perfetto, arrivederci, hanno chiuso il ragionamento. Una cosa che ci mettono magari un minuto, prima ci voleva un quarto d'ora solo per andare a prendere quel documento, copiarlo, andare su, cioè era ovviamente tutta un'altra cosa. E da qui discende anche tutta la possibilità che abbiamo poi in realtà di archiviare in maniera sostitutiva e digitale tutti questi documenti. Quindi in realtà quello che è successo in Camera di Commercio, vi faccio un esempio, noi abbiamo un archivio che è circa 300 metri quadrati occupato. Di questi 300 metri quadrati, 290 li abbiamo occupati fino al 2007 e 10 metri ne abbiamo occupati dal 2007 ad oggi, quindi in realtà praticamente abbiamo ridotto per tutta una serie di aspetti che vanno da tutta la parte di gestione prese a tutta la parte dei provvedimenti e dei procedimenti, ridotto notevolmente l'utilizzo di carta. Tra l'altro quello che poi ci ha impegnato e che ci ha dato anche soddisfazione molto concreta è l'uso della pelle. L'uso della posta elettronica certificata, che anche qui insomma utilizzando anche molto, molto la normativa, in realtà è stato per noi un'attività molto positiva in termini di risultato. Considerate che, allora, come dicevo prima, la comunicazione unica ha previsto che tutte le imprese che facciano pratica telematica oggi devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata, allora devono avere o gli assegna al sistema. Tra l'altro questa norma è stata integrata da un'altra norma che prevedeva che tutte le società esistenti dovessero avere un indirizzo di posta elettronica certificata e ultimamente anche le imprese individuali. Quindi ad oggi le 40.000 imprese iscritte al registro imprese della Camera di Commercio devono avere la PEC, dovrebbero avere la PEC. In realtà non è così, molti non l'hanno fatta,
questa rete deve essere aggiornata, non è stata aggiornata, non è stata rinnovata, e tutte queste cose non sono state previste dal legislatore, quindi insomma abbiamo qualche dubbio. Però non è da oggi. Ad oggi in realtà noi dal 2011 abbiamo sostituito tutto ciò che può essere tutte le raccomandate con tutte quelle con tutte le PEC laddove è possibile avere l'indirizzo. Questo significa per noi circa dal 2011 ad oggi tra le 2500 e le 3000 raccomandate ogni anno che vengono sostituite dalle PEC. Questo significa, allora, in termini monetari, una parte di soldi. Considerate che una raccomandata oggi mi sembra che costa una raccomandata semplice di quelle senza sovrappeso eccetera, quindi un foglietto di carta mi sembra che siamo arrivati a 6 euro e qualcosa, quindi farevi due conti di quanto abbiamo risparmiato in termini reali. Ma non solo, ma la raccomandata prima prevedeva che oltre a dover fare scrivere la norma, dopo eccetera eccetera, non dire dove stampare, firmarla, portarla al protocollo, il protocollo prendeva questa cosa, dobbiamo mostrare, fare la cartolina con tutti i dati, quelli poi generalmente se uno è bravo riesce a formalizzarlo, una cosa non c'è una bella stampante, c'è il rischio che il foglio si incastra, insomma diciamo che spesso e volentieri conveniva scriverla a mano, comunque scrivere tutta questa cartolina, spillarla lì, arriva il signore delle poste oppure si va alla posta a portarla, insomma andava a spedire. Quindi immaginate che oltre a questi 6 euro penso che posso tranquillamente dire che un altro euro minimo c'era sopra, ma insomma mi tengo abbastanza stretto, c'era sopra di costi comunque di perdere tempo, costi personali eccetera eccetera. Quindi insomma parliamo di un risparmio di decine di migliaia di euro per ogni anno, per cui insomma questo era solo per dare un'idea di quello che può essere l'informatica all'interno degli enti pubblici. Adesso per gli studenti probabilmente non è stata una cosa molto che tocca molto con mano quotidianamente, ma insomma è comunque un'applicazione pratica di quello che può essere la tecnologia dell'informazione negli enti. Grazie, non so se ci sono domande, ma non so se gli studenti. Grazie.